Il messaggio di oggi è: spogliare una bugia ben vestita. Ok? Spogliare una bugia ben vestita. Molti anni fa, mio padre, e quando dico mio padre intendo mio zio, che mi ha cresciuto ed è l'immagine di mio padre nella mia vita. Molti anni fa mi ha raccontato un'allegoria. Cosa ha detto? E l'allegoria significa che se vado a condividere un fatto che non è successo veramente, ma si tratta di una storia che ha il concetto di insegnare una lezione. Egli ha condiviso con me questa allegoria sulla verità e la bugia che vanno a nuotare. Alcuni di voi l'avranno già sentita prima, che la verità e la bugia un giorno vanno a nuotare. E la bugia disse alla verità: fammi vedere quanto riesci a nuotare lontano sotto l'acqua. Così, mentre la verità nuotava sotto l'acqua, la bugia approfittò di quel momento in cui la verità non poteva vedere cosa succedeva. Saltò fuori dall'acqua e prese i suoi vestiti. Prese i vestiti della verità, se li mise addosso e corse giù in strada. Così le persone che vedevano la bugia con indosso i vestiti della verità che correva lungo la strada dissero: quella sembra la verità che corre lungo la strada. E nel frattempo la verità uscì e vide che la bugia aveva preso i suoi vestiti e si mise a correre dietro alla bugia. E la gente che vedeva la verità correre giù per la strada poco dopo disse: sta arrivando la lunga verità. La cosa profonda è che la verità raggiunse la bugia e quando la verità raggiunge la verità inizia a spogliare la bugia per riprendersi indietro i suoi vestiti. Adesso prendiamo la stessa allegoria e mettiamola dentro una cornice del tempo. Così non guarderemo solo un'allegoria, ma vedremo come applicare questa allegoria. Da qualche parte attorno al 500 d.C., ovvero circa 1500 anni fa, per un periodo di circa 1000 anni, la Chiesa Cattolica Romana, l'Impero Romano Europeo, l'Impero Greco-Romano, per 1000 anni hanno nascosto la verità. Hanno soppresso la verità, hanno ricostruito la verità, hanno riformato la verità, vi hanno messo davanti agli occhi la verità solo per il proposito di introdurre quello che loro hanno fatto, una bugia molto ben vestita. Fratelli e sorelle, nei tempi antichi, intendo dire i greci e la romana, e i romani amavano e praticavano il sistema africano della spiritualità. Infatti, non il tutto il mondo sapeva che l'unico sistema della spiritualità era il sistema africano della spiritualità. Ma per l'interesse del potere e del controllo. L'impero romano, sotto la maschera di quello che oggi chiamiamo la Chiesa Cattolica Romana, ha istituito un programma
di dominazione per cristianizzare le menti europee e di conseguenza quella degli africani. Questo programma che la Chiesa Cattolica Romana ha istituito si chiamava l'età oscura. Gli storici si riferiscono al periodo medievale europeo. Fintanto il mondo era cosciente della grandezza spirituale della gente africana, i gentili europei della Chiesa Cattolica Romana, e quando dico Chiesa Cattolica Romana, fratelli e sorelle, significa che questo è semplicemente la versione moderna dell'Impero Romano. L'Impero Romano esiste ancora, solo che ora si chiama la Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa Cattolica Romana o l'impero non era sicuro di poter mantenere il controllo delle masse fintanto il mondo era cosciente della spiritualità della gente africana. Seguite quello che dico? Quindi che cosa devono fare? La Chiesa Cattolica Romana, la greco-romana, deve letteralmente sradicare tutte le tracce visibili della saggezza degli antichi insegnamenti africani. Tuttavia, l'Europa è stata deliberatamente ed intenzionalmente forzata dentro quello che è conosciuto come l'età oscura, per il solo proposito di rimuovere dall'Europa la consapevolezza e la memoria dell'Africa e della sua grandezza. Seguite quello che vi dico. Il risultato è di continuare ad alimentare le fiamme del razzismo e di dipingere l'Africa pagana, selvaggia, satanica, con una cultura dimenticata che aveva bisogno di essere salvata da un Redentore che era concepito nelle menti del gruppo dei Vescovi Cattolici e della nascita del Concilio di Nicea nel 325 D.C. Questo è il grande materiale. C'erano persone che tutto quello che sapevano del mondo arrivava da loro. E in quel momento la Chiesa Cattolica Romana dipingeva quelle persone e la loro cultura come sataniche, malefiche, senza Dio, pagane, col bisogno di un salvatore. E la cosa profonda di questo è che loro sembravano che volessero dire: avete bisogno di un salvatore, come se loro avessero già avuto un salvatore con lo stesso colore di quelle persone. Ma no, questo non è quello che volevano fare. Il salvatore doveva essere come loro. Seguite questo. Questo salvatore che hanno creato è stato partorito nel IV secolo. So che molti di voi che hanno le basi della Bibbia non comprendono questo. Ho avuto tempi duri per credere questo. E no, non credo questo. No, cosa intendi il IV secolo? No, no. Gesù è arrivato nel I secolo. Questa è una bugia. La miglior bugia ben vestita nella storia del mondo. Dal 325 DC in avanti, osservate questo periodo di tempo, questo quadro di tempo. Nei seguenti 126 anni, la Chiesa Cattolica Romana teneva i concili per incontrarsi, fabbricare letteralmente ed istituire la religione che divenne la migliore bugia ben vestita nella storia del mondo. Questa religione è quella che oggi conosciamo come cristianesimo.
Lo so che sto schiaffeggiando qualcuno di voi. Che ci crediate o no, anche se non lo so bene, posso sentire le ripercussioni su me stesso, di quello che dico, perché molta della mia vita è stata dentro la più grande, ben vestita bugia che il mondo abbia mai conosciuto. Il concilio di Nicea nell'anno 325 BC è durato 2 mesi e 12 giorni. 318 vescovi cattolici al presente. C'è un credo che proviene da questo concilio. Molti di voi che hanno studiato teologia o d'altro potete conoscere col nome di Credo di Nicea. Il Credo di Nicea è stato stabilito per creare nella mente delle masse che Gesù non è infatti il solo figlio di Dio, ma Dio. Ed inoltre è stata fissata e mantenuta la data della Pasqua. È stato tutto stabilito nel Concilio di Nicea. Voglio leggervi, alcuni di voi già la conoscono, ma altri probabilmente no. Pertanto lasciatemi leggere il Credo di Nicea, che è stato fatto nel IV secolo. Questo è quello che dice. Noi crediamo in un Dio, il Padre di tutto, creatore di tutte le cose che si vedono e che non si vedono. Questo è bene, sì. Comprendete tutto questo? Questo è il modo completo per prendervi all'amo con l'esca migliore. Questa frase di apertura è la verità. È la seconda frase dove iniettano il loro veleno. E nel Signore Gesù Cristo, figlio in maiuscolo F, figlio di Dio, il solo generato, generato dal Padre, che è nella sostanza del Padre Dio, da Dio, luce da luce, il Dio vero dal Dio vero, generato, non fatto, generato, non fatto. Col Padre, attraverso colui che per la nostra salvezza è sceso e si è incarnato, diventando umano. Capite? Soffrì e venne avvolto e del terzo giorno salì al paradiso e venne a giudicare i vivi e i morti con lo Spirito Santo. E questa è la fine del Credo di Nicea, finché non ebbero bisogno di tornare indietro per raggiungere ancora qualcos'altro a questo. Più tardi ebbero un concilio per dichiarare la divinità del Santo Spirito. Il primo concilio è stato nel 325 DC, mi sentite? Osservate queste date, gente. 56 anni più tardi dovettero fare un altro concilio ed incontrarsi, perché la bugia non era completa, aveva ancora qualche buco. Quindi ebbero un altro concilio nel 381 DC, chiamato il primo concilio di Costantinopoli, chiamato così dopo Costantino. Il Papa Damaso e l'imperatore Teodosio I si trovarono in questo concilio di cui era stato il promotore. C'erano 150 vescovi, fu in questo concilio che montarono la dottrina creando il Santo Spirito di Dio. Immaginate che al concilio di Nicea hanno fatto Gesù Dio. Ora ascoltate, Dio era già il Dio, il creatore di tutto, giusto? Poi formarono la Trinità, ma non potevano fare tutto in una sola volta, così continuarono a tornare per aggiungere continuamente cose e cose. Così nel 381, col primo concilio di Costantinopoli, per fare la dottrina di quello che oggi chiamiamo teologia pneumologia, lo Spirito, lo studio dello Spirito Santo. Al concilio di Costantinopoli aggiunsero due dei Credo di Nicea che fecero nel 325 DC,
E questo è il resto di quello che hanno aggiunto al credo di Nicea. Dice, e coloro che dicono che c'era uno quando non c'era e prima di essere generato non c'era e lui divenne da cose che non c'erano, da un'altra ipersostanza o sostanza che afferma che il figlio di Dio è soggetto a cambiare o alterare questo, la Chiesa Cattolica ed Apostolica. Non è un anatema. Mi piace il modo in cui usano questa parola. Usano la parola, non sono anatemi, come se le persone sapessero che cosa significa. E credo che ancora oggi molte persone non sanno cosa significa. Voglio dirvi questo perché anatemizzare una persona significa che questa particolare organizzazione o gruppo vi scaraventa fuori. Non solo vi scaraventano via, ma mettono anche una garanzia di morte su di voi. Pertanto, prima cercano di escogitare tutto in modo che possano soddisfare, per soddisfare i desideri della Chiesa Cattolica Romana. Tutti sappiamo che la Chiesa Cattolica Romana ci ha ammaestrati molto bene. Proprio adesso sappiamo che possiamo anatemizzare qualcuno. Se non ci infilano dentro qualcosa che non è quello che loro credono, questo è quello che ho appena detto. Poi qualcuno arriva da voi con una dottrina diversa da quella che credete voi e voi li anatemizzate. Lo volete mettere a terra, lo volete distruggere, lo chiamerete anticristo, gli direte che non è figlio di Dio. Guardate le persone che vi dicono. Chi ti ha dato il diritto di decidere quello che Dio accetta e che Dio rigetta? Bene. Pensate di averne avuto abbastanza? 50 anni più tardi, giusto 50 anni dopo il primo concilio di Costantinopoli, hanno avuto un altro concilio chiamato il concilio di Efeso. Vi suona familiare? Questo è stato nel 431 D.C. Per quale motivo continuano a fare questi concili? Devono continuare a tornare indietro? Ricordate che la bugia viene vestita qui. Seguite quello che dico? Devono tornare indietro negli anni ed in altre parole, quando si vanno a comprare dei vestiti da indossare, quando entrate, ve li mettete addosso e se non sono perfettamente adatti, no, i pantaloni sono troppo corti, no, cade abbastanza bene, le maniche sono troppo lunghe, sapete che cosa succede quando fabbrica un sistema di credenze? Quando le persone se le mettono addosso non si adattano. Quindi nel 431 il concilio di Efeso, frequentato da oltre 200 vescovi cattolici, non avevano solo la responsabilità di sostenere la dottrina per promuovere la Trinità di Dio. Avete già sentito la parola? Avete già sentito questa dottrina prima, giusto? Uno per il Padre, due per il Figlio, tre per tutti i santi che vanno alle armi. Eccoci qui. La Trinità o l'unità di Dio è stata fabbricata al concilio di Efeso, ma non solo quello, un'altra cosa è stata fatta al concilio di Efeso e nel 431 dice questa signora chiamata Maria. La Chiesa Cattolica decise al concilio di Efeso che Maria era la madre di Gesù. Non solo che lei è madre, ma anche, e lo metto fra virgolette per come usa la Chiesa Cattolica, la madre di Dio. Arrivò nell'esistenza al concilio di Efeso nel 431 D.C. Ovviamente hanno aggiunto le preghiere in seguito. Santa Maria è cosa? Madre di Dio. Questa è cosa forte, gente. Un essere umano, la madre di Dio. Ora, volete sentire nuovamente questo, 431, giusto? Pensate, gli anni oscuri iniziarono nel 500. Riuscite a vedere cosa hanno costruito qui? Si chiama mettere le cose a posto. Dopo
il Concilio di Efeso nel 431, la Chiesa Cattolica Romana si incontrò con la Resistenza, ma non si incontrarono con la Resistenza africana, si incontrarono con la Resistenza di qualcun altro popolo, di razza bianca. Avete sentito questo? Dovete sapere che c'era qualche bianco che aveva imparato le strade del valore del sistema africano e la spiritualità degli africani. Questo popolo di persone bianche viveva in Irlanda ed erano chiamati druidi. Quindi, dopo il concilio di Efeso nel 431 BC, il popolo bianco dei druidi ha iniziato a dire a tutti che questi bianchi non stanno dipingendo la verità. E la Chiesa Cattolica Romana non poteva permettersi che questo potesse accadere. Lo stesso Papa che sovrintendeva il concilio di Efeso, Papa Celestino I, nel 431 D.C., al concilio di Efeso, un anno dopo, nel 432, abbiamo un ex schiavo britannico che si chiama Petrie, al quale commissionarono e diedero un supporto militare di andare in Irlanda per liberarsi di questo popolo bianco che non si voleva piegare. Seguite queste cose adesso. Voglio che tu, Patrick, vai in Irlanda. Ed ovviamente nella storia ci insegnano che Patrick è andato in Irlanda per liberarla dal popolo di serpenti. Dopo qui la tradizione ci racconta che guidò i serpenti fuori dall'Irlanda. E tutti quanti, specialmente se odiate i serpenti, avreste apprezzato Patrick che aveva guidato fuori i serpenti. E sapete che non amiamo i serpenti. Pertanto, ogni volta che sentirete che Patrick ha guidato i serpenti fuori dall'Irlanda, oh, ha fatto una cosa buona, ma non ha fatto una cosa buona, perché non ha assolutamente guidato i serpenti fuori dall'Irlanda. Gente, conosceva i druidi che indossavano gli antichi copricapi simili ai faraoni col cobra in fronte, o di Urano come erano chiamati, e per il motivo che avevano il cobra sui loro copricapi erano chiamati gli uomini serpenti. Ma questi uomini serpenti erano di razza bianca che avevano imparato la spiritualità africana. Patrick è andato là sotto gli auspici della Chiesa Cattolica Romana, autorizzato dal Papa Celestino I, e guidò i druidi fuori dall'Irlanda. E come fecero? Dovevano andare in mezzo all'acqua? No, non li ha guidati dentro l'acqua, li ha sgozzati. Centinaia di migliaia, le sue persone, persone bianche che erano simili a loro. Guardate le persone e ditemi che questa era la loro natura. Loro avrebbero ucciso loro stessi per raggiungere il loro scopo. Hanno sgozzato tutti questi druidi perché intanto erano vivi, erano una formidabile resistenza contro il programma del cattolicesimo romano. Così li ha guidati fuori e costruì 300 chiese, ovviamente chiese cattoliche. Vi chiederete perché sono così duro contro il cattolicesimo? Per forza! Perché hanno creato tutto questo putiferio. Sto solo portando a conoscenza quello che hanno fatto. Non darò una bistecca di formaggio per questo capitolo sulla Chiesa. Ma vedete, fratelli e sorelle, ho spogliato la bugia. Capite quello che dico? Quindi li guidò fuori e stabilì 300 chiese. Immaginate quello che il Papa Celestino fece. Egli onorava quest'uomo, lo canonizzò e lo fece santo. Un omicidio di massa. La Chiesa Cattolica Romana lo decretò santo.
E proprio adesso, ogni anno, i vostri bambini vanno a scuola e fanno quel piccolo verde, come lo chiamate, trifoglio, fiore di trifoglio. Vanno giù in strada con questo trifoglio verde, celebrando l'omicidio di massa del giorno di St. Patrick. La prossima volta che vedrete i vostri figli pronti a partecipare, intratteneteli. Fate loro capire che stanno celebrando un omicidio di massa. Baby, non fate queste cose. E se la scuola cerca di farglielo fare, fateglielo sapere. Ma ne ho ancora un'altra. Dopo il massacro dei druidi, la resistenza degli altri europei era debellata, ma ora dovevano fare un'altra cosa. E nel 451 BC, 19 anni dopo il massacro dei druidi, hanno tenuto un altro concilio, chiamato il Concilio di Calcedonia. Fratelli e sorelle, dovete sapere, dobbiamo spogliare questa bugia e mostrarvi che questo non è così bello come vogliono farci credere. Gente, vedrete che quello che sembra buono quando è vestito è come quando un uomo vede una sorella in coda nella banca, in coda, e dice: oh mio Dio, com'è bella, via di testa, ha le forme giuste, capelli, guance sembrano come perle, gli occhi che brillano quando la guarda. Che può esserci di così bello? E le chiede di sposarlo. Lui rimane impressionato. Dopo il ricevimento, vanno nella luna di miele, nella suite. La sorella si toglie le perle dalla bocca, le butta dentro al portadentiere, si toglie un occhio, poi quell'altro occhio da sogno che lui cercava, si piega un po' e stacca tutte le due anche, quelle che formavano quella bella figura. E i capelli, che sembravano fili di seta, se li toglie e li appoggia, poi esce fuori, fa dada! Il fratello corse fuori dalla stanza. La bugia può essere vestita in questo modo dove voi la volete. E Dio doveva mandare qualcuno per sfogliare questa bugia, così potete vedere che cosa era realmente. E non c'è niente di così brutto come comprendere qualcosa che non avete chiesto di sposarvi. Spero non siate voi. Non dite che cos'è meglio o peggio adesso. No, sapete che il peggio arriva velocemente. Al concilio di Calcedonia, nel 451, 150 vescovi, sotto il comando di un altro Papa, Leone. Papa Leone. Questo concilio era quel genere per mettere meglio la bugia al suo posto. In realtà, per definire che non solo Gesù era il figlio di Dio, ma è stato al concilio di Calcedonia nel 451 dice che la Chiesa Cattolica Romana uscì con la dottrina che Gesù è veramente un essere umano e veramente Dio. Nella teologia e nei seminari del collegio biblico ci hanno insegnato che era la duplice natura di Cristo.
Questa è roba forte, gente. Ho pensato a tutta quella formazione dove hanno riempito la mia testa e tutto, e come sono stato programmato, ma non ho mai smesso di chiedere quando tutto questo ha cominciato ad esistere. Ho semplicemente accettato l'apparenza della bugia come è sempre stato. Al Concilio di Calcedonia, nel 451, dici, questi vescovi romano-cattolici fecero un decreto. Voglio leggervi un passo di quel decreto. Questo è quello che dice. Fintanto abbiamo formulato queste cose con la massima e possibile accuratezza ed attenzione, questo sacro ed universale sinodo decreta che nessuno ha il permesso di produrre o scrivere o comporre qualsiasi dei credi o pensare o di insegnare diversamente. Avete afferrato quello che ho appena detto? Osservate chi ha fatto ciò. Questo è controllo. Voglio leggerlo un'altra volta. Vado a leggere quello che è scritto qui in grassetto. Hanno decretato che al Concilio di Calcedonia, Chiesa Cattolica Romana, nel 451 dice, che dice, nessuno ha il permesso di produrre o scrivere, comporre qualsiasi dei credo o pensare o insegnare diversamente. E andiamo avanti per vedere che cosa succede. Potete verificare che è roba forte, dice, per coloro che osano anche comporre altri credo o anche promulgare o insegnare un altro credo, controllate voi stessi. Per coloro che vogliono convertire il riconoscimento della verità. Ah, voglio leggere ancora. Vorrei che aveste questo in modo da poterlo vedere voi stessi. Quello che vi incoraggio a fare è di andare su internet e scrivere Concilio di Calcedonia. Si scandisce C-A-L-C-E-D-O-N-I-A. Concilio di Calcedonia. E potete leggerlo voi stessi. Si trova proprio lì e dice chiunque prova ad insegnare un altro credo o desidera convertire al riconoscimento della verità. Lo scrivono giusto qui e loro non mentono. È proprio qui, gente. Per coloro che desiderano convertire per il riconoscimento della verità, dell'ellenismo o del giudaesimo. E se fossero vescovi o chierici, i vescovi devono essere deposti dall'episcopato, i chierici dal clero, e se sono monaci o semplici persone devono essere anatemizzati. Questo è quello che si dice qui, se qualcuno vuole dice, ascoltate, voglio guardare dentro qualche altro concetto qui, voglio verificare se questo è vero o no. Qualcuno può dire, ok, lascia che ti aiuti ad esaminare tutte le evidenze che ci sono là fuori. E loro dicono che non si può nemmeno fare questo. Qualcuno che cerca per la verità, non potete nemmeno aiutarli a cercare la verità. Questa è roba forte. Spogliate questa bugia velocemente. Io cerco di toglierle il vestito di dosso. Riuscite a capire queste cose, gente? Perché noi siamo stati scompigliati. Noi siamo stati gabbati, deve essere piacevole, non credete? Ed ancora di più perché ho ascoltato il nostro fratello questa mattina in studio e mi ha sentito e gli ho detto che mi dici della tua consapevolezza perché sei creduto qui in St. Louis. E tieni bene a mente che ti sei formato qui e se non afferri bene la profondità di quello che ti dico è perché non voglio vedere una città come questa. Ho mentito, non ho mai visto una città come questa. Lo spirito del cattolicesimo. C'è gente di colore qui che è scombussolata.
fratello mi ha sconvolto, è stato cresciuto ed allevato in Georgia ed è stato inviato per diventare un sacerdote. Ma qualcuno ha sfogliato la bugia. Qualcuno ha sfogliato la bugia e la Chiesa Cattolica ha perso quello che poteva essere un guerriero del cattolicesimo. Bene, fratelli e sorelle, seguitemi qui ora. Abbiamo il 451, il Concilio di Calcedonia, dove hanno fatto questa regola dove nessuno può nemmeno pensare qualcosa oltre a quello che la Chiesa Cattolica Romana ha detto di essere. Per i successivi 1000 anni, la Chiesa Cattolica Romana si impossessa e sequestra la verità dalle masse. Infatti, indovinate che cosa fecero? Le persone a cui era permesso, le sole persone a cui era permesso di avere i libri erano i sacerdoti cattolici. I preti cattolici dissero che potevano dispensare alle masse quello che loro pensavano che le masse avessero bisogno. Mi seguite? La Chiesa Cattolica Romana effettivamente creava un linguaggio di informazioni affidabili e storiche. È stato durante questo periodo che qualcosa chiamato il commercio transatlantico di schiavi prese il via. Oh, lasciate che vi racconti queste cose ora e come girano e vedrete che ci hanno scompigliati. Tutti quanti parlano della grande rinascita. Ora, che cosa è questa nel mondo, pastore? Nel 1510 gli europei hanno avuto quello che chiamiamo la grande rinascita. La sentite ora? La grande rinascita. I francesi avevano la parola per questo, si chiamava Rinascimento. Dopo la Chiesa Cattolica Romana hanno formulato il miglior vestito per la bugia nella storia del mondo ed ora sono pronti per presentare la loro bugia attraverso un programma chiamato il Rinascimento. Il Rinascimento è il nome del cosiddetto movimento di grande intelletto e culturale, un interesse non più per l'Africa. Ora il fuoco di questo interesse è l'Europa. Potete vedere che 1000 anni prima era tutto basato sull'Africa. Anche il popolo bianco amava l'Africa. Lo fanno ancora? Sì, lo fanno, continuano a farlo. Basta accendere Discovery Channel per la TLC e lì vedrete proprio adesso in Africa che cercano di trovare le risposte del perché esistono. Questo è quello che fanno le persone. E quello che più mi sorprende è come vanno in Africa e rubano le tombe. Vadono i luoghi delle sacre sepolture dei nostri avi. Non hanno mai visto nessuno. Non ho mai visto nessuno andare in Europa a aprire una tomba antica. Che cosa pensate che potrebbe accadere se noi provassimo ad aprire una delle vostre tombe? Che cosa pensate che accadrebbe se provassimo ad aprire le tombe degli avi della regina Elisabetta? Che cosa pensate che succederebbe? Non arriveremmo vicino perché, fratello, saremmo subito arrestati se andassimo a vedere la tomba della regina Elisabetta, o no? Come osano profanare una onesta tomba come quella? Loro vogliono andare in Terra Santa. Ma la posso chiamare la Terra Santa? Sono stato là. E non solo là, anche la Bibbia la chiama la Terra Santa. Secondo le registrazioni bibliche, Dio ha detto a Mosè: togliti le scarpe e guardati attorno, ti trovi sulla Terra Santa. E dice a Mosè che non si trovava in Europa, ma se è esistito. Librerie, pensate, dopo questo periodo di 1000 anni hanno ristrutturato la verità. Dopo questo periodo di 1000 anni, dopo aver nascosto e soppresso la verità, l'hanno plagiata introducendo la loro ben vestita bugia.
fondando le librerie nella migliore ben vestita bugia. L'Europa religiosa, filosofica e la supremazia culturale. Scuole per lo studio del greco e del latino nelle loro forme classiche vennero aperte a Roma, Mantova, Verona e molte altre città. Così potevano insegnare la migliore e ben vestita bugia. Papa Nicola V ha guidato un nuovo movimento ed ha fondato la grande collezione di carte scure che si chiamava la ben vestita bugia nella storia del mondo. Tutti parlano della confessione di Augsburgo. Questo accadde nel 1530. 1530, che cosa ho detto? Nell'anno 1530 abbiamo avuto quello che si chiama la confessione di Asburgo. Tenetelo in mente, ho detto 1530. In che anno la Bibbia di cui tutti avete cura è uscita? 1611, esatto. Potete vedere che tutto il programma è stato messo in piedi ed arriva Re Giacomo che stampò la sua Bibbia. A proposito, ho scordato di dirvi della pressa di Gutenberg, che è stata fatta, costruita nel 1445. Dovete capire che Gutenberg ha stampato in Germania e Gutenberg era un cattolico tedesco sotto l'influenza della Chiesa Cattolica Romana. Pertanto usarono le sue presse di stampa per dispensare le loro bugie. Nel 1530 Carlo V, imperatore dell'impero romano, radunò i suoi principi delle città, dei territori della Germania, tutti insieme ad Asburgo. C'era un signore di nome Filippo Melanchthon. Filippo Melanchthon, si scandisce Melanchthon. A proposito, Philip era un caro amico di un tipo che si chiamava Martin Luther. Non è Martin Luther King che siamo nel 1530. Era un bianco e non sapeva che ci sarebbe stato un altro col suo nome migliore di lui. Ci hanno insegnato a difendere i nomi dei propri parenti. Filippo è stato chiamato da Carlo V, l'imperatore dell'impero romano, controllate questo, per scrivere una confessione. Per scrivere una confessione che sarebbe stata e diventata una dottrina. Si chiama Asburgo. A-S-B-U-R-G-O. La confessione di Asburgo. Andate su internet, cercate, vedrete che cosa uscirà. E qui ecco cosa dice. Questa confessione che un uomo di nome Filippo Melanchthon ha scritto, l'ha messa insieme e l'ha data all'imperatore. E qui è quello che dice. Vi leggo solo un estratto di quello che dice. Grande imperatore invincibile Cesare Augusto, grande e clemente signore, in quanto la vostra maestà imperiale ci ha convocato qui ad Asburgo, controllate adesso che noi ci sottometteremo agli articoli della nostra confessione da parte nostra dal prossimo venerdì. Dunque, in obbedienza al volere di Sua Maestà, noi offriamo in questa faccenda di religione la confessione dei nostri predicatori e di noi stessi, per mostrare in che modo la religione delle sacre scritture fino ai questi tempi è stata insegnata nelle chiese, in accordo su quanto detto dalla proposta imperiale. Verificate questo. Non dovrei prendermi a pedate. Ho detto questo prima di fronte a me. Guardate, verificate, gente, in accordo su quanto detto dalla proposta, confessiamo in un Cristo
dopo il tenore dell'editto di Sua Maestà Imperiale. Questa è cosa grossa, ovvero che l'imperatore ha detto dovete scrivere questa confessione e l'hanno scritta. Prendetelo come parola oppure andate, leggerlo voi stessi e svestite la bugia della vostra propria mente. Vedete, fratelli e sorelle? Con questo metodo di bugia vestita, molti di noi non sanno nulla di vestiti. L'articolo di vestire che vi ho appena descritto. Molte delle persone non conoscono la prima cosa del primo concilio di Costantinopoli, molte persone non sanno nulla del concilio di Nicea, molte delle persone non sanno nulla del concilio di Efeso e vogliono andare in radio per confrontarsi senza sapere nulla di quanto stanno parlando. Non sanno nulla del massacro dei druidi, non sanno nulla del concilio di Calcedonia. Tutti questi articoli di bugie. Non sanno nulla di tutto il programma del periodo oscuro o della confessione di Asburgo. Quando tutta questa cosa è messa insieme, 100 anni fa e dopo, voi siete nati dentro a questo. Voi pensate che quello che i vostri genitori vi hanno dato sia la verità? Perché i loro genitori hanno data a loro la bugia. I loro genitori l'hanno data a loro la bugia. Infatti, quando ci hanno strappati dall'Africa, ci hanno dato la bugia. La bugia ha girato per tutto il mondo, per secoli. E molti di voi che sono cresciuti con la bugia, come l'analogia di iniziare ad uscire fuori, qualcuno di voi ha detto sembra la verità, e questo è il motivo per cui l'avete accettata, perché sembra la verità, anche se nell'Africa stessa molti di voi sanno che non è giusto, ma lo avete accettato perché non conoscete altro con cui avere a che fare. E qualcuno di voi dal profondo del vostro spirito africano sente dire questo non è bello. Ed allora iniziate a cantare una canzone voi stessi. Bello non è in Dio, ma è in me. E il bello non è in Dio, ma è in me. Sapete tutti che l'abbiamo fatto. So che l'abbiamo fatto. Il vostro spirito santo africano è dentro di voi e vi dice qualcosa nello stesso diritto. Ma avete fatto voi stessi un adattamento alla bugia. E se ci pensate un momento, la bugia non cammina. Più pensate alla verità e più cambiate la vostra vita per chiamarla la bugia. Se volete essere liberi, iniziate a cercare maggior aiuto, iniziate a cantare ad alta voce. Il bello non è in Dio, è in me. Lo sapete che racconto la verità? Questo è esattamente quello che abbiamo fatto. Dobbiamo guardarci l'un l'altro e dire, amore, tu non hai alcun problema, quello che ti serve è la fede di Dio. Oh cielo! Sì, la bugia, sì, ha girato ovunque nel mondo, per secoli, ma non ho qualcosa da dirvi ancora. Sta arrivando la nuda verità adesso. Sta arrivando la nuda verità. Oh sì! E la verità nuda alla fine raggiunge la bugia. Ed ora le masse stanno iniziando a vedere la bugia che viene svestita. Ed una volta che guarderemo la bugia, diremo, oh, ho creduto che fossi la verità. Una volta che inizierete a vedere quello che è realmente, inizierete a comprendere la storia della gente che vi ha dato la bugia al primo posto. Quindi,
Capite, fratelli e sorelle, siamo in chiusura. Voi siete testimoni dello svestimento della ben vestita bugia della storia. Fra molti di voi ho sentito uno che ha detto: conosco qualcuno che sa la verità, ma sapete che cosa c'è di peggio di questo? Non molti di noi, i figli delle bugie e di nipoti e di pronipoti stanno iniziando anche loro a vedere le bugie. E considerando che si rendono conto che i loro padri hanno costruito questa bugia, infatti la Chiesa Cattolica Romana difficilmente troverà qualcuno adesso che andrà nel sacerdozio, per due ragioni. La prima ragione è che non possono comprare più alcuna sillaba. Queste giovani persone non comprano queste cose. Devo fare cosa? No, non ci penso proprio. No, 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 no. E la seconda ragione è che i giovani stanno afferrando la realtà che i loro genitori hanno tratto in inganno il mondo e lo strappano via dai loro propri genitori. Questo è proprio quello che vedete. Questi giovani ragazzi bianchi prendono la pistola e vanno a scuola, iniziano a sparare a chiunque perché dicono: mi avete mentito. Qual è il motivo per cui dovrei aver fiducia? Ora che siete arrivati a capire la verità, che la bugia è stata svestita, guardate la persona accanto a voi e dice: pace, che la pace sia con te. Avete compreso tutti questo? Non mettete la vostra faccia, fratelli e sorelle, nella bugia. In particolar modo quando arrivate a comprendere come la bugia è stata messa in piedi. Non ponete la vostra fede in questo. Questo è il modo in cui sono tenute centinaia di persone. Queste sono le condizioni in cui si trova la gente, perché noi abbiamo creduto nella bugia. E dovete voi conoscere la verità. E la verità vi renderà liberi.